pubblicato sul sito del Comune di Prato il bando affitti per il contributo relativo all'anno 2021. 1.750.000 euro a disposizione, 400.000 euro in più rispetto al 2020 e 4 volte maggiore rispetto agli anni precedenti. C'è tutto il mese fino ai primi del prossimo mese. Si tratta di una cifra importante che l'amministrazione comunale insieme ad altri enti, anche compreso la Regione Toscana, progetto insieme che abbiamo messo su in Prato, e vista la richiesta importante che ci è stata fatta, c'è un impegno forte da parte dell'amministrazione appunto per andare incontro a quelli che sono i bisogni della città. Da quest'anno potranno presentare la domanda di contributo anche i nuclei familiari che sono in possesso di un ISEE, compreso fra i 16.500 e i 35.000 euro, ma che hanno subito una riduzione del reddito superiore al 25% in ragione dell'emergenza Covid. Per il contributo affitti 2020 sono state presentate 940 domande, 579 quelle ammesse. A Prato però resta sempre il problema della carenza di case in affitto. Coloro che hanno le case vuote, a Prato si parla di 5-6 mila case, diciamo, sfitte in questo momento, che è una cifra insomma, diciamo, importante, ecco, però se potessero anche parzialmente affittarle sicuramente andremmo incontro a quelli che sono i bisogni della città.